Canzone porteresti nello spazio della tua discografia? Ci sono dei dischi a cui io sono legato per dei fatti miei personali, però ogni album rappresenta un periodo della mia vita e mi dispiacerebbe lasciare fuori qualcosa. In questo momento forse Forever, che sembra anche forse il più banale che ho fatto, ma è anche quello che aveva più intuizioni. Questo disco è un po' figlio dell'esperienza di Pop-Up, però volevo andare su una dimensione un po' più estrema per andare proprio su una sintesi molto legata a un incontro tra elementi di New Wave, synth band degli anni Ottanta, e quindi affidando la parte più di verità al testo, al canto, e infatti è stato un lavoro molto lungo anche di scrittura. Ho aperto per questo disco le porte anche a una scrittura più collettiva. C'è Io non voglio, che è una canzone nata scritta insieme a Edoardo a Calcutta. C'è Prima di partire, che è un brano quasi dell'atmosfera latina, scritto con Giorgio Poi, e un brano sui figli che ho scritto insieme a Gazzelle. È una generazione di cantautori che, molto anagraficamente molto lontana da me, potrebbero essere miei figli, però c'è anche, secondo me, un legame tra questa nuova ondata di cantautori e un po' la mia storia musicale. Ho raccontato che in varie occasioni che per me è stata una grande esperienza, insomma, nell'84 andare come spalla di Lucio a suonare a Berlino Est e vedere di persona il mondo diviso da un muro, cioè questo, anche se appunto poi quando sono arrivato di là ho visto i ragazzi che filo sovietici di Berlino Est che avevano in mano i dischi americani, il primo disco di Madonna, un disco di Springsteen, e quindi da lì capì che in realtà la nostra generazione quel muro l'avrebbe visto cadere. A livello personale Dalla mi ha insegnato tanto anche sulla scrittura, perché per esempio un gioco che facevamo spesso quando ci capitava di essere insieme e ascoltavamo magari la radio era quando sentivamo una canzone che non ci sembrava perfetta di provare in diretta a modificarlo, a cambiare le parole, non la musica, più un lavoro sul linguaggio. E quindi per gioco peggioravamo tante canzoni, ma alcune forse le abbiamo anche migliorate. Però insomma mi ha insegnato a cercare la precisione, no? Quindi non accontentarsi di una cosa che suona bene, ma vedere se c'è ancora una strada ancora più precisa, ecco, per essere forti, per arrivare, per essere diretti. Un saluto agli amici di Fanpage da Luca Carboni, buon'estate. Ciao a tutti.